Io sono reduce da un recente trasloco a Padova e nelle ultime settimane, non so bene come, ho trovato su una scrivania una vecchia targa fatta di legno di cedro che arriva dal Libano. Mi hanno detto che questo tipo di albero è simbolo di immortalità e di eternità e credo che avere ritrovato questo vecchio cimelio sia importante. Questa targa mi è stata regalata diversi anni fa dal papà di un bambino molto speciale che si chiama Mohammad. Noi lo abbiamo sempre chiamato Amudi. Lui è speciale perché è il primo bambino al mondo ad avere ricevuto una nuova terapia che oggi speriamo si sta avviando a diventare un farmaco per curare una malattia devastante. Questa malattia ha portato via i fratelli più grandi di Amudi. La possibilità di discutere di questa targa oggi credo che sia legata al fatto che sulla targa, oltre al suo nome e al mio nome, ci sono due date. La prima è la data di nascita di Amudi, la seconda è la data della sua rinascita, cioè del giorno in cui, il 3 di maggio del 2010, ha ricevuto questa opportunità, questo trattamento che gli ha dato la possibilità di un futuro. Oggi lui ha 10 anni, vive vicino a Milano, si è trasferito dal Libano. Va a scuola, parla tre lingue, parla arabo, francese e parla italiano, tutte cose che i suoi fratelli non avrebbero mai potuto fare. La sua rinascita si basa sul DNA, che è questo elemento così prezioso, il nostro patrimonio genetico che è contenuto all'interno di ogni cellula del nostro organismo. Il patrimonio genetico è composto da DNA che è formato da tante lettere che si ripetono in un ordine molto preciso. Le lettere che compongono il nostro patrimonio genetico e che dicono chi siamo e come siamo fatti sono circa 3 miliardi, quindi in ogni cellula del nostro corpo ci sono 3 miliardi di lettere. Sono tante soprattutto se pensiamo che ogni giorno devono essere ricopiate moltissime volte. Il nostro patrimonio genetico deve essere duplicato. Ogni giorno noi perdiamo tra i 50 e i 100 milioni di cellule che naturalmente muoiono e che devono essere rinnovate e ognuna contiene 3 milioni di lettere, 3 miliardi di lettere. In ogni modalità di trasmissione della vita, in ognuno dei nostri gameti che può trasmettere il nostro patrimonio genetico, si deve realizzare lo stesso esercizio di copiatura. È ovvio che un esercizio così importante, una copiatura così costante di così tante lettere può comportare degli errori. È fisiologico che ogni tanto ci sia un errore, una lettera sbagliata. Nella gran parte dei casi questi errori nel nostro codice genetico sono del tutto neutrali, non causano nessuna conseguenza. Ma non è sempre così. Se questi errori di copiatura avvengono nei gameti, possono determinare delle condizioni che sono chiamate malattie genetiche. C'è un gene la cui sequenza non è più quella originale, quella normale, e questo può causare una malattia. Se questo errore di copiatura avviene in un'altra cellula del nostro corpo, in una cellula somatica, le conseguenze di nuovo possono non esserci, oppure questa alterazione che noi chiamiamo mutazione può contribuire insieme ad altre e insieme a fattori ambientali alla comparsa di malattie molto comuni che vanno dal diabete all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari. Quindi nel DNA non c'è solo la chiave di chi siamo, ma anche di molte delle nostre malattie. L'opportunità che oggi abbiamo è di utilizzare il DNA anche come strumento di cura, quindi per risolvere queste patologie. E lo possiamo fare attraverso una modalità di cura che si chiama terapia genica e che si basa sostanzialmente nella possibilità di introdurre nelle cellule del nostro organismo, nelle cellule malate, delle sequenze di DNA che sostituiscono o riparano gli errori di copiatura, queste mutazioni. Come possiamo farlo? Beh, la chiave è trovare uno strumento, una capsula, un vettore che trasporti in modo efficace questi segmenti di DNA all'interno delle nostre cellule, nel nucleo, e faccia sì che queste nuove informazioni permangano nel lungo termine all'interno del nostro organismo. Ci sono diversi tipi di vettori che possono essere utilizzati in modo diverso.
La forma più comune, che più è utilizzata soprattutto nella pratica clinica, si basa sull'uso di virus naturali, che sono particolarmente efficaci, come sappiamo ogni volta che prendiamo raffreddore, sono particolarmente efficaci nell'entrare nelle nostre cellule e replicarsi all'interno delle nostre cellule. Beh, noi abbiamo imparato a rendere questi virus innocui e a utilizzare la loro capacità per trasportare il DNA che noi intendiamo come strumento curativo nelle nostre cellule stesse. Immagino che al vostro ascolto di persone che ovviamente non sono coinvolte in prima persona nello sviluppo di queste terapie, tutto questo sembri un pochino difficile, quantomeno tecnologico, complesso, artificioso. In realtà, senz'altro ci sono delle difficoltà, ma ci sono anche delle grandi potenzialità e possibilità di realizzare questo percorso complesso. E queste possibilità e potenzialità sono dimostrate da questo grafico, che vi fa vedere quante sperimentazioni cliniche basate sul trasporto di DNA nelle cellule, basate sulla terapia genica, si sono sviluppate e sono state condotte negli ultimi 30 anni. Molti pazienti sono stati oggetti di questa sperimentazione, ma soprattutto vedete un trend in crescita. Quindi a partire dalla fine degli anni 80 ad oggi abbiamo avuto una progressiva crescita del numero di studi clinici che ha cercato di valutare se questo tipo di terapia potesse essere fattibile, sicura ed efficace. E quindi oggi possiamo dire che effettivamente questo tipo di terapia è fattibile. E negli ultimi 10 anni siamo riusciti a dimostrare che ha un impatto, perché è fattibile in margini di sicurezza per i pazienti e può determinare un beneficio per i nostri pazienti. Quindi una terapia che nelle condizioni in cui fino ad oggi è stata testata può essere estremamente efficace e ha potuto offrire un futuro libero di malattia a centinaia di pazienti con malattie genetiche, come a Moody, di cui parlavamo prima, o a pazienti affetti da tumori. Vi faccio qualche esempio che penso possa aiutarvi a capire di cosa stiamo parlando. Una delle prime condizioni su cui la terapia genica è stata testata e sviluppata fa capo a queste sindromi che si chiamavano dei bambini bolle, le bubble boy diseases, condizioni in cui a causa di nuovo di errori nel patrimonio genetico, di mutazioni, nascono dei bambini che sono privi di difese immunitarie, quindi che non sono in grado di difendersi da batteri, virus, infezioni comuni come il morbillo o un raffreddore o un'influenza. Ebbene, per loro queste infezioni non solo diventano importanti, ma potenzialmente possono essere anche causa di morte precoce. Proprio per proteggerli da questi eventi, in passato questi bambini vivevano in ambienti protetti, in ambienti sterili, e da qui il nome appunto dei bambini bolla. Bene, nel 2019, oggi, questi bambini possono vivere fuori dalle bolle, grazie a diversi tipi di trattamento, ma grazie anche alla terapia genica. Ci sono i primi farmaci registrati per questi bambini che si basano su un trapianto di cellule del sangue che ricostituiscono l'immunità, le difese immunitarie di questi pazienti. E non sono cellule del sangue di un donatore sano come nella trapiantologia più tradizionale. Sono le cellule del sangue del paziente che sono prelevate, ingegnerizzate in laboratorio e ridate ai bambini malati. In questo modo i bambini rinascono ad un futuro libero dalle costrizioni della malattia a cui erano condannati. Queste sono malattie molto rare. Questa terapia può essere efficace anche per condizioni più comuni e forse un pochino più vicine all'esperienza quotidiana di tutti. Penso che tutti sappiate che la talassemia e la drepanocitosi sono forme di anemia, sono abbastanza diffuse, soprattutto nelle nostre regioni, e sono malattie molto invalidanti. Hanno delle modalità di cura che possono ovviamente migliorare la prognosi dei pazienti, ma che hanno dei limiti in termini di efficacia e durabilità. Anche per questi pazienti la terapia genica e il trapianto di cellule staminali del sangue che sono state modificate geneticamente è un'opportunità di cura e di nuovo di un futuro libero da malattia. Un altro esempio, a questo punto parliamo di una delle condizioni morbose più severe e ahimè più comuni nell'infanzia, le leucemie acute del bambino sono la forma più comune di tumori per i bambini, sono una malattia importante con un grosso impatto anche dal punto di vista sociale e culturale.
Le leucemie sono delle malattie da cui oggi molti bambini possono guarire. L'80% dei bambini con una prima diagnosi di leucemia guarisce, è trattata dalle terapie tradizionali, ma un 20% di questi bambini ricade e quindi a distanza di anni potrà di nuovo sviluppare lo stesso tumore. Beh, per questi bambini la prognosi è molto peggiore. La loro sopravvivenza a un anno dalla diagnosi della ripresa del tumore è del 20%. Significa che di 100 bambini che hanno una ripresa di malattia, a distanza di un anno da questa ripresa, soltanto 20 saranno vivi e saranno sopravvissuti alla malattia. Bene, con la terapia genica, in particolare con una forma di terapia genica di cui forse qualcuno ha sentito parlare, le cellule CAR-T, possiamo cambiare sostanzialmente la prognosi di questi pazienti. Gli stessi pazienti con una ripresa di tumore dopo le terapie tradizionali possono avere un beneficio sostanziale e 80 dei 100 colpiti da questa condizione potranno essere ancora vivi a un anno dopo il trattamento. Questo perché? Perché abbiamo in questo caso ingegnerizzato, inserito dei geni funzionali all'interno delle loro cellule del sistema immunitario per rendere capace di trovare il tumore, riconoscerlo e uccidere le cellule portatrici di malattia. Questi sono numeri, a mio avviso, importanti e sono numeri importanti per tutta la comunità scientifica che sta guardando a questi nuovi farmaci che arrivano sul mercato con grande aspettativa. Ma restano numeri. E quindi ho pensato, per darvi veramente il senso della potenzialità di quello di cui stiamo parlando, di farvi vedere qualcosa di un pochino più concreto, di farvi toccare con mano l'esperienza di una famiglia e di alcuni pazienti che sono affetti dalla stessa malattia di Amudi, del bambino di cui parlavamo all'inizio, che ha un nome abbastanza impronunciabile per i più, che noi chiamiamo oggi MLD, è una malattia devastante che colpisce il sistema nervoso di questi piccoli pazienti e li porta ad una condizione di incapacità di muoversi, di comunicare, di parlare e di vedere in pochi mesi dalla diagnosi. Io vi racconto la storia di 3 bambini in questo video che sono colpiti da questa malattia, Liviana, Giovanni e Cecilia. Sono bambini con nomi italiani, sono americani, ma hanno trovato, almeno 2 di loro, hanno trovato la loro rinascita in Italia grazie alla terapia genica. Liviana, who died in 2013 at the age of 5 and a half, of a rare nightmare disease called late infantile metachromatic leukodystrophy. MLD, that destroys brain cells and is caused by a single faulty gene. She was happy all the time. She loved pretty dresses. Tutu. Yeah, she always had on tutus. Liviana was diagnosed in the fall of 2010. And she's sitting on the bed in her tutu and her colorful sweater, and they're telling me she's gonna die. These are faces of MLD. Many children with the disorder are dead by the age of 6, and it runs in families. If it hadn't been for Liviana, Amy and Brad Price would never have known to have their other children tested. They learned that their infant son, Giovanni, had inherited the faulty gene too. And I get a call from the doctor's office. Did you just know? I knew, and I was thinking, I really have just been told 2 of my kids now are gonna die. Except that's not what happened. Doing research online, Amy Price discovered the existence of a medical trial in Milan, Italy. Look at Giovanni Price, 6 now, in first grade. Look at his sister Cecilia, Chechi for short. Doing pretty good out there, buddy. Credo che questo video vi possa avere comunicato quali sono le potenzialità, la potenzialità di ridare la possibilità per un futuro a dei bambini con malattie mortali, la possibilità di dargli l'opportunità di rinascere alla vita. Ovviamente le potenzialità sono grandi, devono essere dimostrate e riverificate per ogni nuova condizione che vorremmo affrontare con questa forma di terapia. E devono essere sempre guardate con l'occhio critico di chi è anche consapevole di tutte le criticità che sono associate ad ogni terapia ed in particolare ad ogni terapia innovativa.
Come tutti i farmaci, anche la terapia genica ha degli effetti collaterali. Non c'è nessun farmaco che non ne abbia. La cosa importante è conoscere il proprio farmaco, conoscere non solo le sue potenzialità ma anche le sue criticità, conoscere la tecnologia che c'è alla base di entrambe ed essere in grado di ottimizzare l'efficacia intervenendo in maniera mirata su tutti quelli che sono gli aspetti potenzialmente suscettibili di miglioria per ridurre i rischi. Le criticità sono anche insite nella tecnologia che c'è alla base di questa modalità di trattamento, una tecnologia che è ovviamente difficile da esportare sui grandi numeri, una tecnologia che ha dei costi importanti e quindi la consapevolezza di tutti gli operatori del settore che queste sono aree su cui intervenire e da migliorare ci permetterà con il tempo di rendere questo tipo di terapia non solo applicabile ai più ma anche fruibile da pazienti che non sono solo affetti da malattie rare ma da malattie più comuni. E quindi la sfida per noi oggi è non solo di dare una possibilità di rinascita e di cura a bambini come Mohammed, Giovanni e Cecilia che hanno malattie rare, ma anche di offrire un'opportunità a pazienti con malattie più comuni. La nuova sfida sono il diabete, la sclerosi multipla, l'ipertensione e il cancro.